lo studio domani, ragazzi. Reaction tutti quanti carichi, arzilli, belli pimpanti. Dopo una bella vittoria 0-1, punteggio diciamo minimo, ma che non rende esattamente l'idea del dominio che comunque ha avuto la Juve, specialmente nel secondo tempo. Bella vittoria, tipicamente di stampo allegriano, e poi andiamo a capire, a snocciolare il motivo di questa diciamo nomenclatura che ho voluto dare alla partita per come si è messa, come abbiamo vinto. Però prima partiamo subito con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti nel canale di Stivello Magno, vi accolgo con un grande abbraccio, vi voglio tanto bene e spero che in questi mesi mi date grande sostegno. E poi un altro grande abbraccio invece che va a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono, e tra questi soprattutto Chris e Ale, grazie di esserci sempre, ragazzi. Come dicevo, allora, stasera posso veramente dire che si stanno vedendo delle differenze rispetto alle Juve iniziali, quelle che avevamo visto con Udinese ed Empoli, e soprattutto abbiamo vinto una partita che forse con Sarri e con Pirlo nell'ultima parte della stagione, poco prima di cominciare con la scia di vittorie finale che ci ha portato alla Champions, non avremmo mai vinto, per un motivo di mentalità, di tattica e di lettura dei momenti della partita. E quindi, al di là del primo tempo, che è stato come al solito molto amaro e sottotono, senza veri spunti, e con la formazione bianconera che non aveva neanche Quadrado, quindi che poi ha fatto la differenza nel secondo tempo, ci eravamo schierati con Szczęsny, Danilo, Alessandro, De Ligt e Chiellini, Rabiot, Bernardeschi, McKennie, Catelli, e in attacco Chiesa e Ken. Fortunatamente diciamo che non abbiamo fatto danni nel primo tempo, non ci sono state neanche grandissime occasioni, però Allegri ha messo lo zampino nel secondo tempo, dove ha capito che la squadra era in difficoltà, e siccome aveva visto che non era in grado di dare quella svolta importante appunto nelle giocate, nel dribbling, nel creare spazi, nel creare superiorità numerica con delle giocate estemporanee, ha messo dentro Quadrado, che è quello che ha cambiato la partita. In effetti già al 55esimo ha avuto la prima occasione con un tiro molto pericoloso, e anche Alessandro ha fatto molto bene, perché ha avuto un'occasione importantissima di testa, una parata di Milinkovic-Savic. Quindi la Juve ha dimostrato veramente di esserci, e lì si è sbloccato qualcosa. Non so cosa sia successo, ma a livello mentale nel secondo tempo abbiamo avuto più mordente, cosa che si era mancata nel primo. E poi da quando abbiamo fatto quel tiro alto di Locatelli, che è andato vicinissimo al gol, la palla si è impennata all'ultimo sopra la traversa, dopo abbiamo avuto un altro tiro respinto all'81esimo, e poi c'è stato il grandissimo gol di Locatelli, che è venuto da una palla al bacio data da Chiesa, che su un pallone a campanile è riuscito a stopparla, a girarsi in Veronica, darla diciamo poco più avanti dalla lunetta dell'area di rigore, e Locatelli ha fatto partire un piattone chirurgico che Milinkovic-Savic stava per intercettare, ma alla fine l'ha buttata sul palo ed è entrata. E da lì la Juve ha avuto poi anche l'occasione con Kulusevski, poi subentrato dopo per Bernardeschi, che ha fatto una grande partita. Anche Allegri l'ha sottolineato con un gesto che ha fatto capire che comunque era anche dispiaciuto di metterlo giù, ma diciamo la partita si era messa in un certo modo per il quale anche la sua tecnica individuale e le sue sgroppate non erano più sufficienti. Ci voleva quel qualcosa in più, quella freschezza in più per andare a rompere la difesa del Torino e provare a fare un po' più di male, diciamo. E quindi dopo l'86esimo c'è stato un altro palo colpito da Kulusevski, che è andato in percussione laterale, ed è stato bravissimo a provare a rientrare colpendo il palo dalla parte del portiere. Però obiettivamente ai punti e anche alle occasioni create nel secondo tempo abbiamo avuto molte più chance del Torino, che per assurdo ha fatto praticamente la Juve di Allegri, che si è chiusa, cioè ha fatto quello che in teoria neanche la Juve doveva fare, cioè difendersi e mettersi il pullman davanti. E da Juric di solito non ce lo si aspetta, anche col Verona abbiamo sempre visto uno Juric che, oltre a essere fisico, andare sempre sul pallone per primo, provare comunque a giocare sugli esterni e utilizzando anche giocatori molto veloci e imprevedibili, è incappato nella tentazione di voler portare a casa il punticino, il pareggino. E invece l'Allegri di turno ha puntato a far gol, ha puntato ad attaccare, e la mossa di mettere, a parte Caio Jorge, che devo dire che ha fatto anche una bella partita, anche se ha giocato poco, è stata veramente azzeccata, perché poi è cambiata la partita obiettivamente. Quindi Quadrado, Kulusevski e Caio Jorge hanno cambiato la partita. Peccato per Ken, ancora un po' sottotono, e non ha fatto benissimo, ma Chiesa ha avuto veramente la standing ovation, perché anche lui ha fatto una grande partita. Non è stato il miglior Chiesa, era anche stanco, bisogna dirlo, dopo il Chelsea, però ha fatto la giocata decisiva che ha portato all'assist per i gol di Locatelli, quindi giustamente è uscito perché era distrutto, non ne poteva più, ha preso anche delle belle botte fatte bene da Brecalo e da altri giocatori, quindi Allegri l'ha voluto preservare anche per
per appunto le partite della Nation League che dovrà andare a disputare l'Italia con Mancini. E quindi, che dire, veramente una Juve che oltre a difendersi con compattezza, ha saputo individuare il momento esatto su come andare a far male a Torino. Cioè, la prima mossa vera e propria, come vi dicevo, è stata quella di Cuadrado, perché mettendo dentro lui, il Torino ha cominciato ad avere paura dalla fascia sua e ha cominciato a raddoppiarlo. Quindi, se prima riuscivi ad andare uomo a uomo, come Vanoste o Juric, ti è toccato successivamente a raddoppiarlo e quindi da quella parte lì si creava comunque un buco che tu potevi sfruttare, così come la parte sinistra, perché se vai a raddoppiare un giocatore fenomenale come Cuadrado che ti dribbla, punta l'uomo e va sul fondo e crossa, capisci anche tu che vai in difficoltà. Allegri ha sfruttato questa ipotesi qua e poi ha messo Chiellini, uomo spogliatoio, uomo che riesce a trasmettere mentalità vincente nei momenti giusti, in attacco a creare un po' di marasma, un po' di guazzabuglio che ha funzionato perché chiunque era vicino a lui ha sentito questo ardore, questa voglia del capitano di andare a vincere la partita, gli ha trasmesso questi valori, queste frequenze e i giocatori si sono veramente affrancati e hanno fatto di tutto per portare a casa questo punteggio veramente importantissimo, 3 punti che ci fanno andare a 11 punti e adesso comunque cominciamo piano piano a vedere la zona Europa League, ci stiamo avvicinando appunto alle prime posizioni, magari non siamo ancora in grado di arrivare alle prime quattro, però incominciamo a essere lì sul sesto, settimo posto e quindi vedere la luce dell'Europa. Tassello per tassello ritorneremo a ricomporre quel puzzle che si sia sfaldato dopo gli errori discesi nelle prime 2 partite. Allegri sta veramente cominciando a mettere la sua mano nella squadra, si nota. So che molti di voi diranno che è il solito Allegri che non fa giocare le squadre, che punta alla speculazione, al gollettino preso per caso, però oggi voglio sottolineare che ha dimostrato di avere veramente gli attributi facendo dei cambi sensati e soprattutto votando all'attacco la squadra perché appunto dal 70esimo in poi la Juve ha puntato a far gol, cioè non si è più chiusa, è ripartita. Ha schiacciato il Torino che si è accontentato di fare dei gran falli tattici per rallentarci e proteggere l'area. Gli è andata male e finalmente la Juve è riuscita a capire i momenti giusti per trovare la valvola necessaria per andare a far gol, anche vincendo la paura delle difese chiuse, dei falli, del pullman davanti all'area, del fatto che loro ti stanno addosso, ti vanno a anticipare, ti marcano a uomo, sgomitano. Insomma, abbiamo veramente trovato una vittoria di squadra, di gruppo, di testa, di carisma, di concentrazione e di lettura tattica. E veramente bellissimo il quadretto che ho visto quando Locatelli ha fatto gol sotto la curva, aprendo le braccia con tutti addosso. Veramente meritato, grande Locatelli, gol decisivo e sta diventando veramente sempre uomo più squadra e uomo simbolo. Fatemi sapere cosa pensate del video, ragazzi. Lasciate un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie di esserci, a presto. Forza Juve, grande ragazzi.